Nel libro della Genesi si dice che Abramo spirò e morì felice carezze, vecchio e sazio di giorni. E anche per Spiro forse potremmo dire la stessa cosa. A suo modo anche lui è stato un patriarca, che ha generato molte discendenze, quella familiare innanzitutto, ma poi anche quella latinistica, quella letteraria, quella teatrale e quella del soccorso latino. Aspettavamo insieme questo traguardo dei 100 anni, ma siamo davvero molto contenti. Mi è battagliato con lui a settembre quello dei 60 anni della stazione di Trieste. Siamo certi che quello è stato uno dei momenti che, per citare ancora la scrittura, hanno reso felice la sua carezza. Un momento che ha dato a tutti noi l'occasione di festeggiarlo, chiedendogli anche di ricevere la medaglia di bronzo della città di Trieste in rappresentanza della stazione che aveva fondato. Della sua stagione di soccorritore, ricordava spesso le serate domenicali di reperibilità alla 30 con altri amici e soprattutto l'attesa di un'eventuale chiamata. Ecco, questo senso dell'essere pronti a lasciare tutto e partire lo ha trasposto nella vita, specialmente in questi ultimi tempi, con grande consapevolezza e anche con grande ironia, perché questi erano dei tratti che lo rendevano tutti noi riconoscibili. Essere disponibili a correre e saper aspettare. Ecco le manovre che alimentano le vostre relazioni umane e le trasformano in qualcosa di divino. Grazie Spiro per avercelo ricordato e insegnato.